Amici dello sportello del cittadino, ci troviamo a Taranto in prossimità dell'Ilva, del mostro che uccide all'interno e all'esterno. Beh, qualcuno mi potrà dire, stai dicendo una cosa scontata, lo sanno tutti, certo, anche se repetita iuvant, ripetere non fa mai male. Ma mentre ero in giro per fare altri servizi giornalistici, la mia attenzione si è focalizzata proprio su questa zona, vedendo il polverino rosso, quel letale, micidiale, mortale minerale di ferro che si attacca ovunque, dai guardrail, quindi dalle strutture in ferro, a tutto il resto, compresi i nostri polmoni. Immaginate un po' questo polverino, queste particelle piccolissime che entrano all'interno del nostro organismo. E poi si va all'altro mondo e poi il cancro ci aggredisce per sempre. Voglio farvi vedere proprio da vicino che cosa è questo polverino rosso. Guardate, ho appena strisciato il mio dito, guardate, al guardrail, era impregnato di questo polverino. Ma le immagini sono più eloquenti. Potrei prendere un'altra zona, un'altra strisciata, guardate, lo stesso. Immaginate, lo ripeto, la fine che fanno i nostri polmoni. Scusate, lo dico con rabbia, ma io vorrei tanto che il governo Renzi, che sforna un decreto salva Ilva dietro l'altro, venisse qui. E vorrei che Renzi e la compagine di governo, scusate la volgarità, magari proprio leccasse con la lingua questo polverino per capire cosa significa vivere a Taranto e morire di inquinamento. Renzi dovrebbe spiegarlo a quei familiari che hanno perso i loro congiunti proprio a causa della fabbrica assassina. Scusate lo sfogo, ma la vita viene prima di tutto, anche prima del lavoro.